Nel purgatorio, che secondo la felice definizione di Giuseppe Ledda è una sorta di chiesa a cielo aperto, ossia uno spazio riservato alla riedificazione dell'anima attraverso la preghiera e la meditazione, Dante attinge all'immenso repertorio dei miti ovidiani e se ne serve come esempio di vizi e in rari casi di virtù da offrire alla meditazione delle anime purganti nel loro cammino di purificazione e di ascesa al paradiso terrestre. Per esempio, nella prima cornice, siamo nel canto dodicesimo, Virgilio invita il poeta a volgere lo sguardo al pavimento su cui sono intagliati con grande arte e perizia 13 esempi di superbia punita, 3 dei quali derivano dalle metamorfosi di Ovidio, i giganti abbattuti nel corso della guerra contro Giove, Niobe, superba moglie del re di Tebe, Anfione, la tessitrice Aracne. Il secondo e il terzo sono due casi di superbia che si manifesta attraverso una sfida alla divinità. Niobe, che aveva 14 figli, 7 maschi e 7 femmine, proprio per questo si considera degna di venerazione più della dea Latona, madre di Apollo e di Diana. Le due divinità uccidono così i figli di Niobe, che viene trasformata in pietra. Aracne, abilissima tessitrice, ostenta la sua superiorità nell'arte del ricamo nei confronti della dea Atena. Dalla competizione con la dea, Aracne esce sconfitta e per punizione viene trasformata in ragno. La sfida si risolve sempre nella sconfitta dell'essere umano nella sua punizione esemplare. Questo è un uso tradizionale che Dante fa del mito ovidiano, letto in chiave morale come immagine del vizio, del peccato, molto più raramente della virtù.